E ancora buongiorno in diretta su Studio 90 Italia, solo musica italiana, con il mio ospite di oggi. E che ospite, è fashion, è top, è di tutto di più. Abbiamo fatto una diretta prima, ci siamo divertiti tantissimo e io direi che proprio lui è tutto, Carlo Canevva. Buongiorno a tutti, grazie Paola, un bacio grande. Grazie a te di essere qui. Un bacio qui. In diretta proprio, vedi, faccia con faccia. Baciamoci, abbracciamoci. E mi viene male. Parliamo di abbracci. Oggi non sarebbe male. L'abbraccio più bello che hai dato, a chi l'hai dato? L'abbraccio più bello che ho dato è bene. Forse l'ultimo abbraccio che ho dato a mia madre tanti anni fa. E questo è un pensiero. È un pensiero, come un pensiero proprio bellissimo. Poi ma io sono uno che abbraccia poco e dovrei abbracciare di più. Sai che fa sentire meglio abbracciare, a proposito di abbracci? Assolutamente, sono concordo con te. Dopo ci abbracciamo però, eh? Assolutamente. Ormai dobbiamo abbracciarci. Senti Carlo, ma è uscito questo singolo bellissimo, divertentissimo, carinissimo, che tra poco guarderemo io e ascolteremo. Io adoro, è bellissimo, mi piace tanto. Sembra un brano scritto per un ragazzino, e non lo sono io. Però mi piaceva farlo. Poi me l'ha scritto un amico carissimo, quindi, salutiamolo, dai. Paolo Antonio. Ma comunque poi ne parliamo dopo abbiamo tempo di parlarne. Allora facciamo una cosa, noi ci fermiamo un attimo perché c'è la pubblicità. Tra poco torniamo con Carlo Canevva, racconterà tutto che è questo nuovo singolo e di tutti tutto. Esatto, perfetto. Parliamo. Pronti, prontissimi. Cuticchio, a dopo. Che bella questa canzone, Silenzi per cena. Sì. Perché si spara a cena ormai praticamente. No, silenzi per cena perché molto meglio non hanno che dire, questo è bruttissimo. Questo è brutto, no? Questo è brutto in I effetti. I silenzi per cena sono bruttissimi. Tu hai visto, non so se ti è capitato mai, no, di essere in un ristorante e accanto c'è una coppia che tu i vidi, s'assettono. Sì. Stanno un'ora, due ore senza parlare. No, però che brutto quando è così. Io l'ho viste, è di una tristezza. Peggio delle barbe lunghe. Ecco, dei ventenni. Peggio delle barbe lunghe dei ventenni. E peggio di 10 minuti di ciclette. Assolutamente sì. A proposito, c'è il Giro d'Italia, tra un po' si parte. Senti, Carlo Canevva. Ma dove vai, bellezza in bicicletta? Ecco, cantiamo, che ormai Carlo si è lanciato anche nel mondo della musica, ma non è la prima volta, no, perché già hai fatto delle cose. Ho avuto il coraggio di stampare 4 CD. Ecco, ci vuole coraggio, ecco. Vedere. Dai! 4 CD. Il primo si chiama Ci vuole coraggio, appunto. Il secondo Camaffare, mi pare. Il terzo Antica. Canevva che abbaia non morde. Ecco, questo Canevva che abbaia non morde, è vero? È bellissima questa. E poi Canevva che abbaia non morde. Bellì, questa è bella. Bella come titolo. Questa è come cucina che vai, Canevva che trovi. Ecco, quello pure me lo ricordo. Senti, e poi invece tutto che invece farà parte di niente. Ecco, è di un singolo. Di uno sbaglio. Il tutto fa parte di uno sbaglio, nel senso che questo Paola, però non si sa mai, Paola chissà. Antonio, primavera scorsa, l'inverno scorso, Babbiano mi fa, dice, ma perché non me la scrivi una canzone? Detto fatto. Nel pomeriggio mi manda il provino di questo tutto. Ah, ecco, dovevo mettermi la diretta su Facebook. Scusami, mi metto a parlare. Ecco, metti adesso la diretta su Facebook, perché adesso è giunto il momento. Tra poco parleremo anche di cultura moderna, di questo programma dove Carlo Canevva ha partecipato nei vesti del disturbatore. Mammucari, insomma, con allora, un bel cast. Come faccio confusione? Parliamo di cultura moderna? Parliamo di cultura moderna. Con Mammucari. È stata una bellissima esperienza. La cosa più bella che mi ricordo di cultura moderna e la conferenza stampa, sì, dove io sono seduto accanto ad Antonio Ricci. Che bello. È una cosa che non dimenticherò mai, che mi rimarrà nel cuore. Poi il programma è andato come è andato, perché la concorrenza era spietata in quell'ora, e non è andata un granché bene a livello di ascolti. Ma era normale questo, loro stavano rischiando, e chiamare a mia quando erano, vedi tu. Però, una bella esperienza, però è bellissima, comunque. Esperienza, perché poi ti fa capire come si fa la televisione, anche se io l'avevo già fatta, però avendo fatto la Sai l'ultima Striscia la notizia, però da inviato tu non sei mai in studio, sei sempre per i peri.
Però lo, registrare negli studi di TV Nazionale la serietà e... Infatti stavo dicendo proprio questo, uno tra le proprie conclusioni, ecco, cosa è rimasto a Carlo Canemba di questa esperienza? Mi è rimasta la volontà di rifarla e la delusione di aver finito prima di quando doveva finire. Io non faccio il tipo che personalmente mi è andata benissimo. Però anche a livello di denaro, 40 puntate ne abbiamo fatte, dovevamo farne 70. Certo, certo. 100 puntate che mi salutano. Voglio dire. Bene, chiaro. Soldi, che dici tu? Paola. Lo so. Io vorrei invitare anche i nostri amici in ascolto, se avete voglia di chiedere qualcosa, al nostro Canemba 380 19 33 500. Abbiamo parlato di cultura moderna. Chissà, magari si riproporrà più avanti. Ma certo. Un altro format, sempre nazionale. Assolutamente. Chiedeteci di tutto, scriveteci, mandateci messaggi. Non ci lasciate soli, soli. Noi sai che facciamo invece adesso? Sì. Io vorrei far guardare, ascoltare i nostri amici il tuo brano. Ah, bene, bene. Ah, subito? Perché ne abbiamo parlato, ne abbiamo riparlato, abbiamo detto di Paolo Antonio, abbiamo detto di come è nato, eccetera. Il video eccetera. È stato girato a Venetico, in provincia di Messina, da un'accademia. Mi sono lasciato, perché poi mi piace anche dare una mano ai giovani, da un'accademia. E l'abbiamo rivisto, riveduto, e poi è venuta fuori questa cosa molto carina. Non è male. Non allora è facciamo male. Una cosa, lo mandiamo, lo facciamo vedere. Assolutamente, e poi i nostri amici sì. Ci diranno alzate il volume della radio perché si balla. La potete scaricare su tutti i come si chiamano? Digital Store. Esatto. Madonna, vorrei magari l'inglese. Esatto, che è fantastico. Che ne è. Su iTunes. Sei top. Su Spotify. Come si chiama? Spotify. Vabbè. Spotify, Amazon, dove volete voi? Cosa 99 centesimi, se no ve lo vedete su YouTube, basta fare tutto Canemba e lo potete cliccare. Non si può sbagliare, no, tutto. E in questo momento sono in diretta anche con i miei amici della mia pagina, e le salutiamo, sono in tanti, ciao. Allora ciao anche agli amici della pagina di Carlo Canemba. Noi invece siamo pronti per ballare, scatenarci e ascoltare il brano di Carlo Canemba, tutto. Cogli l'occasione per lasciarti andare, tanto poi domani fingerai non ricordare. Non saprò il tuo nome, non importa dove, portami a ballare questo battito animale. Questo
adesso noi ci abbracciamo e ce ne andiamo in discoteca a ballare tutta la giornata. Diglielo al tuo direttore che ogni tanto me la passa. Salutiamolo. Un appello. Direttore, ci aiuti, per favore. Allora, sai che è arrivato un messaggio di Angela che dice: no, i silenzi per cena è che hanno qualcosa di buono in bocca e non vogliono perdere il boccone. Tesoro, se hai dei silenzi per cena con tuo marito, scappa, figlia. A meno che attraverso il suo fidanzato, non so chi è. Non si fa, se si fa altro magari per cena deve fare la cena sexy. Ecco, come si conquista? Ma deve parlare lo stesso, qualche cosa ce l'ha a dire. Cosa può dire? È gioia, ammucchiti questo bocconcino. Già ce l'ha a dire, no? Scusa, allora due sono le, o scappa a quel punto. Se c'è silenzio troppo silenzio mentre si mangia, che per carità di Dio, soprattutto quando siamo, se c'è un tête à tête, c'è qualcosa che non quadra. Sì. Dai, ci deve essere per forza da parlare. Se non appuntare magari chi che hanno fatto tuo nonno, ma possibile che non ci sia da anche parlare? Anche perché si presuppone che uno dei due comunque, o tutti e due, si spera, lavorino e quindi siano. Anche se poi devono dire come lo devono fare la sera dopo, ma che cosa da dire, per favore. Sì, decisamente. Oppure anche mentre cucinano, anche mentre preparano. Anche, è bello parlare. Assolutamente sì, certo che è bello parlare, dai. Sì, sono come, d'accordo. Che senza parlare, dai, brutto. Già certe volte io facendo le serate, siamo in quattro in macchina, io di solito guido io, mi tocca poi al ritorno tra la me, è come se fossi solo. Perché dormono tutti. E già è un po' fastidioso, figurati non parlare... E nonostante la serata, quindi nonostante la stanchezza, Carlo c'è. E io, c'è dopo la serata. Io per non dormire basta mettere un CD di Marcella Bella degli anni 60-70 e io sono a posto. Allora, noi tra poco ascolteremo proprio Jackie, che salutiamo alla regia, un brano di Marcella Bella, così. Jackie? Così sì, Jackie. Non so, forse volontariamente neanche saprai chi è Marcella Bella, sì, perché sei giovane. Sappiamo. Ecco, mettici un io domani, un nessuno mai, chi lo vuoi la tu? Salutiamo pure Marcella, Gianni, salutiamo insomma adorabile la famiglia Bella. Senti Carlo, che progetti ci sono in questo periodo? In questo periodo ci sono il tour estivo, è già partito, sembra con la signora Cirrone, la mia caratterista, e siamo già in giro. Domenica siamo stati, dove siamo stati domenica? In provincia di Messina, mi pare, ora il 28 e 29 a Caccamo, a Palermo, a Lentini, un po' dappertutto. Giri tanto. Poi ci sto mettendo anima e corpo per questo singolo, alla fine non è neanche una cosa commerciale, cioè non è che ci devo guadagnare chissà che cosa, però mi piacerebbe che il brano ne uscisse fuori, perché io credo che sia carino, anche per il piacere di aver aiutato Paolo Antonio. E quello ti fa onore. Tra l'altro Paolo Antonio è un brevissimo autore che salutiamo, so che adesso è a Milano, ha scelto di fare il cantante di strada, vedi che bella cosa. Secondo me. Ciao Paolo Antonio, un bacione. Ciao grande, Paolo grande. Antonio. Allora ci fermiamo un attimo con una bella canzone del 1973. E quale facciamo? Marcella Bella, tu guarda, spunta così all'improvviso. Marcella Bella, vi ricordo 380 19 33 500, scriveteci. Com'è? 380 19 33 500 500 19 33 500. Bene, chiamateci, scriveteci. Anche messaggi vocali, possono anche WhatsAppare. Certo, che ci aspettano? Su, andiamo, una cosa coi onno. Va bene, Marcella Bella, io domani. Mamma che bello. Bella questa canzone. Meravigliosa. Cosa ti fa pensare? Che io domani glielo dico che non l'amo più. Sì, glielo devo dire per forza. Avevo che aspettare. Volevo farti sentire cantare la canzone. Ballare. Mi ha copiato ballare. Il video. Anche lui là, che fa la scena in discoteca. E l'ha venuto geloso. Sì. Invece, bravo Venuti. Bravo. Ecco, vedi, neanche se ci fossimo messi d'accordo. Bravo. Ritmica perfetta. Carlo, allora dobbiamo raccontare oggi tutto. Tutto. Quindi io voglio sapere da te tutto. A parte questo singolo che andrà fortissimo. Se mi aiutate, sì.
aspettate, sì. Che poi... Direttore! È andato, non c'è per ora, non c'è, però, ma in macchina ci sarà, sì. Dico, però ci ascolta. Direttore, lei l'ha sentito il disco, no? Io non dico che lei me la mette ogni 5 minuti, ma magari che mi mette una moto ionno, anche perché bisogna, è radiofonico, sì. È carino, è giovane, è fresco, è fashion, è top, quello è top, non è topissimo. È topissimo. E poi aiutiamoci fra di noi. Allora, pregi e difetti di Carlo Caneba. I pregi che sono troppo soffruso. Che vuol dire soffruso? Che... Tutto... Di premura. Vorrei fare tutto in una volta e invece poi bisognerebbe essere molto calmi e riflettere un attimino. Ma questo perché sei pieno di energia? Ma penso, anche se sono ciungo di una yamma, però non mi arrendo. E i difetti quali sono? Questi sono i difetti. I pregi invece quali sono? I pregi sono... Ma facciamo una cosa. Di solito non lo diciamo mai, no? I nostri pregi qua. No, infatti. Sono un buono. Questo è vero, si vede. Sono dolce. Sono carino dentro. Ero carino fuori. Ma gli anni passano per tutti. E poi sono sociale, sono... Sei top! Sono simpatico, dai, non si può dire che sono antipatico. No, assolutamente, dai. Posso dirne uno io? Sì. So cucinare! E a proposito di cucina, adesso, care signore in ascolto, prendete tutto ciò che avete per appuntare, la ricetta di Carlo Caneba! Vabbè, tu Aspetta! Allora, sigla! C'è una sigla? Certo! Ah, ti pranzo servito! Ok, questo tu è importante. Tu dammi un ingrediente e noi ci costruiamo una ricetta. Chiediamo una legge, un ingrediente qualsiasi. Carne. Sì, ma che carne? Filetto. Un filetto, bene. Vabbè, una cosa molto facile. Facciamo un filetto, se lo saltate da tutti e due i lati con l'olio, lo girate, togliete l'olio e lo mettete da parte. Dopodiché prendete questo momento di... carciofi. Benissimo, filetto e carciofi. Perfetto. Prendete dei carciofi, li tagliate, naturalmente per farli diventare neri, lo sapete quando li pulite, li tagliate a julienne molto fini, li saltate senza niente, perché i carciofi non hanno bisogno di niente, li saltate senza niente. Nel frattempo avete messo il filetto da parte. Al momento che vedete che i carciofi sono quasi cotti, unite tutte e due. Infarinate una noce di burro, mettete prima un filo d'olio, poi infarinate una noce di burro, che è importante, fate amalgamare tutto e il piatto è pronto. 5-10 minuti avete buono. Un filetto di carciofi ed è anche molto buono, molto buonissimo, saporito sicuramente. Io i carciofi mi facessi magari in dolatte, ecco, quindi, e io adoro i carciofi. Allora, quindi prossimo obiettivo quello di andare a casa di Carlo Caneba ad assaggiare il filetto e carciofi. Non sono molto brava in cucina, quindi apprendo. L'importante, ecco, è che tu prima salti il filetto per conto suo, poi butti l'olio, lo metti da parte, fai i carciofi e poi dopo gli ultimi 5 minuti unisci tutto con una noce di burro e un po' di prezzemolo se volete, che insaporisce tutto, che amalgama tutto. Direi un'ottima ricetta, veloce, è buona. Del resto al giorno d'oggi bisogna essere veloci anche quando si cucina, perché si è sempre di corsa. Assolutamente sì. Com'era? Suffuruso. Suffuruso. A proposito di quello. Suffareddo. Ecco. Suffareddo. Altra domanda per Carlo Caneba. Carlo Caneba e il cinema. Carlo Caneba e il cinema. Cos'è che ho visto ultimamente che mi è piaciuto? È il cinema che lo faccio io? E perché no? Potrebbe l'ultimo anche film un'idea. Che ho fatto era L'ultima spiaggia con Dario Bandiera. Ho fatto un provino adesso, ma non mi pigliano, peggio per loro. E poi il cinema che mi piace Indivisibili, consiglio di vederlo, se adesso magari credo che sia perché è stato quest'inverno, oppure La pazza gioia. Bello anche questo. Tu l'hai visto? La pazza gioia, ne ho sentito parlare molto, no, molto devi bene. Vedere. Però lo devo vedere. Sì, tu non piangi? Ancora... Sempre, anche perché ti pinna la vita. Mi hanno detto che è molto bello. Ma è meraviglioso. Davvero meraviglioso. Piango anche per i cartoni animati, io, cioè, quindi voglio dire. No, io a livelli no, però piango. Fermiamoci un attimo, tra poco torniamo con Carlo Caneba, perché di Carlo Caneba oggi stiamo scoprendo tutto. Tutto, dammi l'amore che hai. E noi siamo i soliti, quelli così, Carlo. Com'è piacevole parlare con la quattr'occhie. Anche con te è molto piacevole parlare, davvero, davvero, Carlo. A proposito... Devo venire più spesso. Quando vuoi, mi fa molto piacere.
Allora, siamo purtroppo giunti quasi al termine di questo appuntamento. Perché poi vola il tempo, vola, sì. Neanche te ne accorgi. La radio è bella per questo. Io voglio, vediamo se riesco di nuovo, il prossimo anno, a ritornare di nuovo in radio. Perché quest'anno ho lasciato cucina, radio, tutte cose, la sai, che la radio è bellissima farla. È una compagna di vita la radio, meravigliosa, davvero. Meravigliosa, meravigliosa. Ma poi anche farla. Forse fra le cose che mi piacciono di più fare in tutto questo mestiere è proprio la radio. Quindi guarda, mi hai anticipato, perché stavo per chiederti proprio le cose che ama particolarmente Canepa. Quindi visto che mi hai anticipato su questa cosa, ti chiedo, Carlo Canepa è l'amore? L'amore? Ah? Ah? Chi è? Si mangia? Che rapporto ha Carlo Canepa con l'amore? Non lo conosco. Lo devo ancora assaggiare. L'amore per la musica, l'amore per la radio. L'amore per la cucina. Per la allora cucina. Io spero di innamorarmi presto, perché se mi innamoro ora, che c'hai io quasi 60 anni. Certo. È bello innamorarsi a 60 anni, perché mai più dopo una chili fuori anno. Ti può stare a casa, almeno c'hai qualcuno a casa e dai, è carino. Perché innamorarsi a 20 anni c'hai, sembra un smancia, mangiaciumi, e guarda di qua, guarda di una là. Una caratteristica che deve avere la persona che può fare innamorare Canepa. Una caratteristica che deve avere. La principale. Gli occhi belli, ecco. Gli occhi belli. Quindi gli occhi belli. Se avete gli occhi belli, potete conquistare il cuore di Canepa. E poi basta. Va bene così, Carlo. Gli occhi belli. Paola. No, tu sei mamma, vero? No. Chissà, magari un giorno ci diventerò anch'io. Ma perché? Ancora sei giovanissima. È finita al contrario, mi fa le domande. Sta sbiando, ragazzi. E che poi no, perché poi dopo, quando poi tu stai bene con una persona, ti viene spontaneo fare chiedere. Ancora non, no? Non sono mamma, però amo tantissimo i bimbi e spero, chissà, presto magari accadrà. Anch'io amo moltissimo i bambini degli altri. Degli altri li adoro, perché poi si tenono idee. Vabbè, dai, però sono belli i bimbi. Anzi, abbracciamo. Ma dove che sto scherzando? Io amo i bimbi. Fate ascoltare i vostri figli tutto. Sono sicuro che se la cominciano ad ascoltare loro, giucciate come sono su questi Facebook, queste cose, me lo farebbero girare in un secondo. Spero che in questi giorni un paio di ragazzini si innamorano del brano e incominciano a girarlo. Sarebbe la fortuna. Ultima domanda per Carlo Canepa. Carlo Canepa, e le risate? Sono sazio di risate. Non so più che mai sperimentare, tanto che, come vedete, questi programmi di cabaret non stanno andando bene per niente, quasi nessuno, soprattutto quelli nazionali. Colorado, una schifezza. Zeiling l'hanno chiuso. Made in Sud non ne parliamo, un disastro totale. Ed è eccezionale, c'è pure quello. L'hanno tolto completamente, l'hanno spostato in estate perché non funzionava completamente. Quindi, siccome io le risate le ho fatte e le ho date e continuerò a darle al mio modo, io sono per la risata antica, per la risata piacevole, la risata... Qual è la risata antica? Quella, la comicità che facciamo noi, quella papale, quella semplice, da bazzelletta, fatta bene, contata bene, io sono per quello là, che funziona sempre. E poi mi piacerebbe questo prossimo anno ritornare alla cucina, ritornare alla radio e forse fare un programma tutto mio con un'idea. E allora noi scopriremo quali saranno le novità di Carlo Canepa. Intanto io ti ringrazio tantissimo. Grazie, ma stiamo risentendo tutto, che carini che però siete. Questa volta sarà direttamente Carlo Canepa, cioè sarai tu a presentarla nel modo più top. Andate su YouTube e la potete ascoltare quando volete voi, tutto Canepa con la K è una B, perché Canepa esatto con la K è una B, e divertitevi perché porta bene questa canzone, sono sicuro, è piacevole, divertente e vi fa ballare. Lo sai che io dico sempre che Stelle di Giorno, c'è cioè il nome di questo programma, e si chiama Italia, Stelle di Giorno, porta bene, lo ma dico tutti i giorni, e quindi sei top. Siamo accoppiata vincente, portiamo ma io bene. Adoro questo titolo Stelle di Giorno. Ma si diva, sei la figlia di Alan Sorrente. Sì, sono figlia delle stelle di Giorno per tutto. Mi lascia, noi torneremo domani puntuali. Ciao sempre Paola, grazie a te Carlo Canepa, mi raccomando, ascoltate tutto è sempre tutto su lui, tutto Carlo Canepa, ciao.